che unirci a Cristo nella lode del Padre. Ecco perché è dalla parola che nasce l'autentica lode. Ci sarebbe tanto da dire su questo, ma non mi posso fermare per vedere quando la lode è autentica o non è autentica. Ecco perché noi insistiamo su questo, che la lode sia biblica, radicata per quanto è possibile nella parola, perché la lode, quella autentica, ha alcune caratteristiche. Non è lode delle labbra soltanto, è lode del cuore ed è lode della vita. Tre sono le lodi che produce la parola in noi, quando questa parola dimora dentro di noi. Prima che la parola diventi lode sulla bocca, già è diventata lode nel cuore ed è diventata lode nella vita, altrimenti diventa falsa la parola, la lode della bocca, diceva qui Isaia e anche Osea. Questo popolo mi onora come labbra, meglio non vuole e lontano da me. Via da me, non voglio più sentire i vostri canti, le vostre nebbie, le vostre nomidoni, le vostre mani rondano sangue, altro che lode di vita, il vostro cuore è perverso. Quando c'è distonia tra la bocca, il cuore e la vita, quella non è più autentica lode. L'autentica della lode è quando c'è sintonia, quando la voce esprime ciò che sente il cuore, quando il cuore esprime ciò che c'è nella vita. Ecco perché la preghiera aggancia la vita, la lode aggancia la vita, e quando noi lodiamo, quando è autentica la lode, esprimiamo sì la nostra vita, ma nutriamo la nostra vita. Non c'è alimento migliore per crescere nella vita spirituale, non c'è esercizio migliore quanto la lode. Si cresce più nella vita spirituale con la lode che con gli esercizi penitenziari, con tutti gli altri esercizi che noi facciamo. Dunque la vera lode ha queste tre caratteristiche, che è una lode completa. Prima di essere una lode della bocca, è una lode del cuore, è una lode della vita. Quando con la vita non lodiamo il Signore, quando col cuore non lodiamo il Signore, quella parola che noi pronunziamo di lode sulla bocca è una lode falsa, e Dio ha in abominio ogni forma di falsità, perché Dio è vero. Ecco che il Signore ripudia i noveluni, le feste, le ripudia, ce l'ha in obbrobrio, non ne vuole sentire, sente ribrezzo, se ne va, via 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 via, voglio sentire, sono stanco, stanco, stanco. Leggiamo il profeta Isaia, primo capitolo, già dal primo capitolo abbiamo tutte queste cose. La lode che nasce dall'ascolto della parola di Dio ci fa assistere ai prodigi di Dio, perché è operativa. La lode opera come Dio opera, come la parola fa. Egli parlò e le cose furono fatte. La sua parola, mandò la sua parola e furono guariti. Manda la sua parola. Per cui i prodigi di Dio vengono dopo la lode, sono connessi con la lode. Appunto, come dice bene qui il prefazio, per la tua lode, ascolta la tua parola ed è l'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio,
quando traduciamo l'ascolto in lode al Signore, nella triplice lode, laus oris, laus cordis, laus vitae, allora noi assistiamo ai prodigi di Dio, facciamo esperienza delle meraviglie del Signore. Meraviglie interiori, meraviglie esteriori. Vedremo la conversione del cuore, vedremo rifiorire il nostro deserto. E là dove scendono gli sciacalli, le bestie feroci, ci saranno uccelli che cantano, ci saranno giardini che olezzano, ulivi, mirti, fiori, le scritture parlano di questo. Perché la parola di Dio ha parlato, perché la voce di Dio ha parlato. E coloro che abbiamo l'esperienza delle meraviglie interiori, assistiamo ai prodigi di conversione, ai prodigi di cambiamento, ai prodigi di Dio in una vita che cambia è un prodigio di Dio, e anche prodigi esteriori, assistiamo, miracoli, che tante volte vediamo, guarigioni che tante volte vediamo, sono conseguenze di una vita di lode, di una vita di ascolto nella parola del Signore. Io non voglio più tediarvi, ho dovuto così brevemente parlare e accorciare un po' questi due ultimi punti della lode e dell'esperienza per non rubare tempo, ma quello che è sufficiente, quello che ho detto, crede che sia sufficiente per introdurre un discorso dentro di noi, il discorso di Dio a ciascuno di noi. Noi siamo il popolo dell'alleanza, Dio è il nostro alleato, e dobbiamo entrare in comunione con questo Dio, e dobbiamo esaminare noi stessi per vedere l'autenticità del nostro cammino con Dio. E adesso chiudiamo invocando il nome del Signore, invocando Dio su di noi, perché quello che abbiamo detto in questi tre giorni produca frutto. Fratelli, io ho seminato e ho seminato con fatica, perché tutto quello che vado dicendo mi costa fatica materiale, non mi sto andando bene, ma il Signore deve produrre il frutto di questa parola, perché se noi seminiamo, se noi spargiamo la semente e vengono i corvi a peccare la semente, i corvi che sono golosi della parola di Dio, questa parola neanche il tempo di accestire in noi, di germogliare, di fare frutto. Ed evitiamo che ci siano le spine, che sono le tribolazioni di questo mondo, i desideri di questa terra, che possono soffocare la parola. Ognuno è responsabile della propria semente che ha ricevuto nel cuore. Cerchiamo di fare fruttificare questa semente nel proprio cuore, e come la Madonna conservava le parole di Dio nel suo cuore, così conserviamo questa parola di Dio nel nostro cuore, perché con la grazia del Signore, con la pioggia e con il sole che dà il buon Dio, questa parola o queste parole possono portare a suo tempo il loro frutto. Amen.